Ciao a tutti ragazzi, nuovo video ASMR Eating Sound. Allora, la 7-Up l'ho già messa in un bicchiere, ok? Questa qui praticamente è la 7-Up gasata. Questa qui l'ho già usata in un roleplay, quindi l'ho già versata nel bicchiere. E poi assaggiamo due cose: un plum cake con yogurt alla greca nel mulino bianco, e sempre il mulino bianco, la crostatina integrale con i frutti di bosco. Assaggiamo, facciamo merenda o colazione, dipende a che ora vedete questo video. Plum cake. Vi faccio vedere la carta del plum cake, la plastica. Questo qui. Kinder. Non mulino bianco, Kinder. E l'altro invece è mulino bianco. La crostatina è mulino bianco. Questo è plum cake, yogurt alla greca, morbido. Ma non è la mia brioche ideale, diciamo. Mia brioche preferita, il plum cake. Però volevo provarlo e quindi l'ho comprato. Beviamo un po' di 7-Up. Avete mai provata questa bevanda voi? Gassata, analcolica, tipo la Sprite, sa di limone. Questo qui è bello grande, plum cake, bello morbido e sa di yogurt. L'ho già assaggiato senza fare video per far merenda. Appunto, dovevo mangiare qualcosa, non mangiare solo yogurt. E ho mangiato questo plum cake. Mi piace, è buono, però non è, diciamo, la mia brioche preferita, l'ho già detto. Quindi, niente, non lo ricomprerò. Plum cake di solito non è che mi faccia impazzire. L'ho anche fatto varie volte il plum cake salato, ma dolce il plum cake io di solito in casa non li faccio, anche se è facile da fare. Non mi piace da mangiare il plum cake, tipo anche la ciambella. Le ciambelle, quelle rotonde, vuote, col buco. Salate, posso anche mangiarle, mi piacciono abbastanza, ma ciambelle dolci non mi piacciono, sanno un po' di poco, insomma, capito? Anche il plum cake classico sa di niente, per me almeno. Questo qui con lo yogurt alla greca è ovvio che sa di yogurt, quindi è abbastanza buono. Proviamolo. Voi l'avete mai provato? Fatemi sapere. Cerco di lamentarmi di meno, visto che nell'ultimo video un po' di critiche, un po' di polemiche le ho avute, perché mi lamento sempre, tutto nauseante, tutto dolce, tutto amaro, tutto brusco. Io non posso dire niente, se no vengo. Quindi vabbè, io dico quello che penso, è inutile ragazzi. Se una cosa per me è tanto dolce, dico che è nauseante. Se una cosa sa tanto di limone, tanto acida, dico che è acida o che è brusca. Non è difficile capirmi. Questa crostatina non mi fa impazzire, è buona, ma potrebbe essere molto più saporita e integrale con i frutti di bosco. Anche da piccola mangiavo le crostatine, ma sono anni che non le mangio più. Suoni di masticazione, chiudete il video, che è meglio.
riesco, rifarò il video sushi che me lo richiedono tutti. Anche se l'ho già fatto 10 volte. E farò il video sul panino che faccio io in casa, tipo quello del fast food, ma l'ho già detto. Devo solo registrare il video. Arriverà. Magari la prossima settimana arriva. Quando riesco. Con il caldo non ho neanche voglia di fare i video, di star lì a registrare, montare, caricare, fare i montaggi. Sedermi, guardo sempre fuori se si annuvola il cielo, ma c'è un cielo azzurro senza neanche una nuvola, è pazzesco. Siamo già il 2 luglio, ieri era il compleanno di Francesca, una mia amica, e il 30 giugno era il compleanno di Maria Pia, un'altra mia amica, Mary X Mary su YouTube, e Francesca Darkmoon883. Ciao a tutte e due, auguri. Se voi guardate la partita dell'Italia, io ne farei volentieri a meno. Vorrei magari vedere un altro film. Adesso vediamo se riesco. Sarebbe bello vedere un altro film, perché c'è la partita dell'Italia. Non so se voi la guardate. Io penso di no, spero di no. Se non sono proprio obbligata a vederla, non la guardo. Anche se è la mia nazione, però i soldi se li pigliano loro, che mi frega a me del calcio, sinceramente. Sta crostatina, però integrale, sì, buona, sa di frutti di bosco, i frutti rossi mi piacciono, però c'è un po' di poco, insomma, quasi finita, lasciamone un pezzo. Assaggiamo questo plum cake, io dico quello che penso io, poi se voi provate questi cibi o altri cibi che non provo e vi piacciono, se provate gli stessi cibi che provo io nei video e a voi piacciono, o magari io dico che mi piacciono e a voi non vi piacciono, le opinioni sono soggettive, ok? È bello grosso comunque, è bello lungo questo plum cake. Di solito erano più piccoli forse. Vabbè, proviamo a mangiarlo. Qualcosa di croccante per fare i video ASMR, perché questi qui sono troppo molli come cibi, non fanno rumore. Ho fatto un roleplay spa, tra virgolette, medico più o meno, per finta, un gioco di ruolo che mi avete richiesto, dove curavo una mia amica che si è abbrustolita dal sole, arrostita. Per finta, certo, ovviamente. Fate attenzione voi se andate al mare a non abbrustolirvi, a non arrostirvi, a non diventare delle aragoste, dei peperoni, tutti rossi. Perché il caldo, quando fa caldo, fa caldo. Brucia il sole, capito? Quindi fate attenzione a non farvi del male. Non rovinate la pelle a stare 10 ore sotto il sole senza protezione solare, oltretutto, che quello fa male, fa malissimo. Se state al sole, nelle ore più calde anche fa abbastanza male, bisogna stare al sole nelle ore meno calde del giorno. Tipo secondo me dalle 5 in poi va bene, alle 4 fa caldissimo stare sotto il sole, io non ce la faccio. Beati voi che ce la fate, ma io non riesco. Vi ustionate, poi fa male alla pelle, l'ustione, la pelle arrossata brucia, povera pelle. Non roviniamoci la pelle al sole. A me è successo una volta di abbrustolirmi, ero rossa come un gamberetto, come questo muro in casa mia, uguale, rossa, rossa come un peperone, bruttissimo, stavo veramente male, ho sofferto, non dormivo di notte, non mi poteva toccare nessuno che bruciavo come il fuoco. Fate attenzione ragazzi e ragazze di tutte le età, donne, uomini, fate attenzione, perché il sole va bene prenderlo, vi piace l'estate, il caldo, tutto quello che volete. Stare in spiaggia è bello, fare un po' la lucertola, ok, ci può stare, però con un cappellino per coprire la testa, perché se la testa dopo un po' vi cuoce, non è il caso di
sole 10 ore, 8-10 ore, non va bene. Sempre la crema solare, mi raccomando, sempre, 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 sempre. Comunque questo plum cake è buono, morbido, un po' dolce, perché sa tantissimo di yogurt alla greca, ovviamente, yogurt greco. Molto dolce, molto dolce, molto, molto, molto. Però è buono. E sono tutti e due cibi asciutti, quindi bisogna bere tantissimo. Anche con il caldo bisogna bere tantissima acqua e poco alcol, mi raccomando, ve lo consiglio. Non bere tante cose gassate. Adesso oggi per fare il video lo bevo io questo, perché l'ho aperta e va bevuta. Però io di solito, poi voi fate cosa volete, non sono io l'insegnante, capito? La maestra, non voglio insegnarvi niente. Però io di solito bevo tantissima acqua, fredda, ma non di frigo, non freddissima, a via di mezzo. E poche bevande gassate, tutto l'anno, durante tutto l'anno. E anche comunque d'estate, l'alcol io non l'ho mai bevuto, non lo bevo e non mi piace. Ma se voi piace bere la birra o il vino, non esagerate, insomma. Datevi un limite. A qualsiasi età, soprattutto se siete troppo piccoli, l'alcol io non lo berrei. Se siete adulti fate un po' cosa volete, ma bevete con la testa, soprattutto. Non è male questa 7-Up, cioè, niente di che, è gassata. Abbastanza buoni. Farò anche un video. Sfoglio il volantino, sfoglio la rivista che mi è stato richiesto, ok? Quindi fatemi sapere. Ho le briciole anche nei capelli. Mi sono lavato i capelli senza asciugarmeli col foam, perché fa un caldo allucinante fuori. In casa anche fa abbastanza caldo. Gli ho lunghissimi i capelli. Vi saluto ragazzi e ragazze.